L'endometriosi come malattia infiammatoria cronica trae molto vantaggio dall'attività fisica. L'attività fisica è uno strumento quasi come un farmaco in grado di ridurre l'infiammazione. Che tipo di attività fisica può essere utile in queste, diciamo, situazioni e nelle ragazze che soffrono di endometriosi? Innanzitutto tutte quelle attività fisiche che aiutano a stabilizzare il core, che è quella particolare zona del nostro corpo che va dal pavimento pelvico all'addome, ai muscoli addominali, e viene racchiusa in alto dal diaframma, la cui stabilizzazione e il cui, diciamo, quindi tonificazione di questo gruppo muscolare contribuiscono a stabilizzare anche gli organi che stanno all'interno della pelvi e quindi dell'addome, e riducendo l'aspetto, diciamo, tensivo dato da un disequilibrio muscolare e al contrario riducendo quindi l'infiammazione e il dolore. Ecco che tutte quelle attività fisiche che si possono generare, che si possono eseguire ad esempio anche a corpo libero, potenziando questa particolare zona del nostro corpo, contribuiscono a ridurre l'infiammazione. È logico che l'attività fisica, anche per chi ha endometriosi, può essere composta dai famosi due elementi che compongono questo splendido farmaco, che è appunto l'attività di tonificazione che abbiamo appena detta, ma anche l'attività aerobica. Logicamente l'attività aerobica deve essere agita una volta che abbiamo propedeuticamente stimolati i muscoli che sostengono l'attività aerobica, altrimenti ci esponiamo a dei rischi inutili non essendo preparati ad esempio a compiere uno sforzo come può essere quello della corsa. Quindi sì a tutti i tipi di sport, ma gradatamente e sostanzialmente dando anche il privilegio in quelle attività che potenziano il core, cioè la parte che abbiamo detto essere a livello, localizzata a livello addominale.